Prima la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Loppa, poi la processione per le strade della città. Così la comunità di Anagni lunedì pomeriggio ha reso omaggio ai suoi santi patroni, San Magno e San Pietro. Il sindaco Bassetta ha partecipato alla Santa Messa che si è tenuta in piazza Innocenzo III, insieme ad altri rappresentanti dell'amministrazione comunale e a tanti colleghi del comprensorio, tutti con le fasce tricolori indosso. Presente anche il commissario Patrizi, insieme ad altre autorità civili e militari. Monsignor Loppa ha ricordato la figura del martire patrono della città. È importante perché ha portato la fede a Anagni in tempi difficili, è stata una persona coerente al massimo che ci richiama a certi valori, soprattutto all'obbedienza a Dio. Bisogna che siamo amici di San Magno e fratelli anche nel senso del suo progetto di vita, che è l'impegno a portare il Vangelo dappertutto e soprattutto, oltre che a dire il Vangelo, a farlo. È una figura fondante questa comunità, quindi è sentita molto la cittadinanza, non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista sociale e civile, direi. È una figura importante perché è stato il primo testimone della fede qui ad Anagni, anche se probabilmente non tutti i cittadini ne comprendono bene l'importanza. Queste occasioni servono comunque anche a riscoprire la funzione e il ruolo che i patroni hanno all'interno di una città, al di là di poi gli aspetti più squisitamente folcloristici. Quest'anno il Comune ha voluto organizzare una serie di eventi per festeggiare il patrono, affidando la cura del cartellone all'associazione Tax System, che sta arricchendo tutte le giornate anagnine con appuntamenti dal sapore diverso, ma sempre di grande qualità. Abbiamo eventi sportivi, religiosi, culturali, musicali, abbiamo coinvolto tutte le associazioni di questa città che si dedicano appunto al teatro, che si dedicano anche alla musica, che siano tutte quante le attività di carattere sociale. Anagni si sta preparando ad accogliere molti turisti, noi puntiamo molto sul turismo che per noi è il motore del rilancio economico, quindi per noi è la cosa più importante che possa essere come obiettivo dell'amministrazione.